La visita istituzionale di Vendola fra i padiglioni della Fiera del Levante. La bussola è l'innovazione, la meta è il benessere dei cittadini. La Puglia che vogliamo è un cortometraggio di 9 minuti a proiezione immersiva in 3D che apre la visita istituzionale del Presidente della Regione Puglia Nicky Vendola fra i padiglioni della Fiera del Levante. Il video che viene proiettato sulle pareti dell'Agorà dell'Innovazione del padiglione 152 della Regione Puglia è un viaggio che mostra i risultati raggiunti dalla Regione in questi ultimi 10 anni. Il video è stato realizzato da un 27enne barese, videomaker e regista, Nico Di Meo, in animazione 3D e regia a 360 gradi. Il gioco consiste nel trovare coppie di carte uguali presenti sul tavolo. Inizialmente le carte vengono mostrate e scoperte per qualche secondo, dopodiché dovranno trovare tutte le coppie di carte. Allora, Robin è un robot che aiuta i bambini dislessici, quindi è un ausilio molto importante. Sì, abbiamo sviluppato questa piattaforma di esercizi per bambini dislessici in cui il bambino esegue l'esercizio con il supporto del robot. Quindi il robot Nao funge da motivatore, quindi cerca di incitare il bambino a proseguire nell'esercizio anche se inevitabilmente possono esserci degli errori. Quindi diciamo, l'obiettivo principale è utilizzare il robottino come supporto eventualmente anche in alternativa a membri della famiglia, perché si è capito che magari un elemento esterno può essere accettato meglio dal bambino dislessico. Come una famiglia si può approcciare a questo ausilio? Diciamo che bisogna in qualche modo introdurre prima il robottino al bambino, però quello che abbiamo verificato è che i bambini dislessici amano molto lavorare con questo robottino e si è appunto verificato che il risultato degli esercizi è migliore rispetto, diciamo, a un'esecuzione senza la presenza del robot Nao. Quindi la ricerca è essenziale in questi settori? Diciamo che si sta sempre pensando di utilizzare di più la robotica per il supporto all'handicap. Tra l'altro stiamo sviluppando anche un nuovo progetto che si chiama sempre nell'ambito dei Living Lab, che si chiama Astro, questa volta dedicato invece ai bambini autistici. Quindi speriamo che anche in questo caso di trovare delle soluzioni attraverso la robotica che possano migliorare la vita a questi bambini. Grazie, buon lavoro. Grazie.